Adesso l'avvocato Mammani ci parlerà appunto del sistema sanzionatorio e dell'obbligo di astensione. Un saluto a tutti, sì, in effetti non potevo avere un abbrivio migliore, tra l'altro condivido tutto quello che ha detto l'onorevole, c'è stata una bella semplificazione e anche razionalizzazione in tema di sistema sanzionatorio. Ci eravamo preoccupati molto l'anno scorso con l'entrata in vigore del decreto di penalizzazione, del decreto legislativo 8, che aveva inciso anche sull'antiriciclaggio, aveva portato a delle conseguenze anche in parte estreme, perché lo ricordava prima il Presidente Risi, è arrivato anche a vedere sanzioni o perlomeno contestazioni di illeciti che superavano i 5 milioni di euro a vostri colleghi. Oggi probabilmente a tanto non si arriverà più, anche perché, come hanno detto i precedenti relatori, è venuto meno questo obbligo di registrazione, quindi ritenuta di questo archivio unico, registro della clientela, che dir si voglia, che era quello che creava poi anche le maggiori tensioni e problematiche in tema di adempimenti e quindi di sanzioni. Prima però di affrontare il tema del sistema sanzionatorio farei un cenno a un ulteriore obbligo che è residuale rispetto ai tre principali che sono già stati affrontati dalle colleghe, ma che potrebbe avere una qualche rilevanza con riferimento proprio alla vostra attività di agenti immobiliari. Mi riferisco all'obbligo di astensione che è disciplinato dall'articolo 42, che torno a ripetere può apparire come un obbligo marginale, ma che con riferimento soprattutto all'ipotesi della collaborazione tra agenti immobiliari potrebbe avere una sua rilevanza. Perché? Perché vi leggo testualmente la norma, questo articolo 42 dice che i soggetti obbligati, quindi anche voi, che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ovvero gli adempimenti che prima ci ha illustrato la collega Corvi, che quindi significa poter identificare il cliente con la carta d'identità, individuare chi è il titolare effettivo e fare il profilo di rischio. Chi si trova in questa impossibilità deve astenersi dall'effettuare o proseguire l'operazione, cioè non può compiere quell'operazione che gli viene chiesta. Fin qui in astratto la norma dell'antiriciclaggio, sono tutte norme generali astratto, valgono per una pluralità di soggetti, non sono state scritte con riferimento esclusivamente agli agenti immobiliari. Però se la caliamo nell'ipotesi della collaborazione possiamo avere tra virgolette dei dubbi interpretativi. Perché? Perché ci è stato detto che nel momento in cui due agenti immobiliari collaborano tra di loro, e voi sapete meglio di me che ipotesi tutt'altro che infrequente, soprattutto magari quando si trova a gestire un immobile che magari non si trova nella residenza del proprietario, del venditore, si trova magari è la casa al mare o la casa in montagna, il proprietario che risiede per ipotesi a Roma conferisce l'incarico al suo agente di fiducia di Roma, il quale che cosa fa? Contatta l'agente di Cortina e gli dice collaboriamo. L'agente di Cortina mette fuori le sue pubblicità, trova l'acquirente che magari è di Milano, che cosa succede? L'agente di Cortina identifica, fa tutta l'attività di adeguata verifica della clientela come ce l'ha descritta l'avvocatessa Corvi prima e tra virgolette acquisisce tutti i dati del cliente di Milano che è il potenziale acquirente, così come aveva fatto l'agente di Roma con il suo cliente venditore. Bene, alla domanda che avevamo fatto all'inizio degli adempimenti antiriciclaggio, ovvero risalente al 2006, al Ministero, ma in questi casi cosa possono fare e cosa devono considerare i due colleghi? Si possono scambiare i dati e in primo luogo entrambi devono tenere i dati, devono acquisire i dati di tutti e due i contraenti o meno? La risposta al tempo fu sì, dovete acquisire, ciascuno dei due agenti immobiliari deve acquisire i dati di entrambi i contraenti perché sono parte della medesima operazione e ciascuno deve identificarli personalmente, cosa che noi sappiamo che non è operativamente, dal punto di vista pratico, sempre fattibile. È inutile che ci nascondiamo e quindi io qua chiedo subito l'aiuto del Ministero e come associazioni noi una risposta potremmo già avanzarla, cioè nel senso che in questi casi qui
di regola la prassi è che ciascun agente immobiliare ha il suo cliente, quindi poi fattura il suo cliente, gestisce il suo cliente, quindi l'agente di Roma ha come cliente, diciamo, il venditore nell'esempio che abbiamo fatto, e l'agente di Cortina ha come cliente il signore milanese che è l'acquirente. Il pensare che siano clienti di entrambi potrebbe avere una logica da un punto di vista di diritto, ma da un punto di vista pratico è difficile che tutti, in tutte le circostanze, in tutte le occasioni, si possa avere modo e luogo di identificare personalmente da parte di ciascuno dei due agenti immobiliari anche l'altro soggetto cliente del collega. Orbene, se dovessimo applicare alla lettera, così come è scritta, questa norma dell'articolo 42, nell'impossibilità di eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela, ovvero per l'agente immobiliare di Roma, nell'impossibilità di identificare, valutare e fare tutta l'attività di adeguata verifica della clientela nei confronti del cliente milanese, dovrebbe astenersi dal proseguire quell'operazione, quindi o ha modo di incrociarlo, di incontrarlo, di vederlo, o diversamente, stando a un'interpretazione rigorosamente letterale della norma, quell'operazione non potrebbe farla. Ripeto, la prassi operativa va in un altro modo e non crea francamente problemi particolari, anche perché c'è il collega di Cortina che esegue anche lui questo tipo di attività. È previsto nell'attuale disciplina del decreto legislativo 231, come modificata dal decreto 90, che l'obbligo di adeguata verifica di clientela possa essere anche effettuato da un soggetto terzo. Lo prevede espressamente l'articolo 26, però il problema è che l'articolo 26 indica anche quali sono questi soggetti terzi, e tra di loro non è compreso il collega agente immobiliare. Sono le banche, gli istituti finanziari, oppure il professionista nel confronto di altro professionista. L'agente immobiliare non è ricompreso nelle definizioni del decreto nella categoria dei professionisti, quindi purtroppo non abbiamo la possibilità di usufruire di questa estensione che era stata giustamente introdotta in questo decreto. Per carità, il decreto, torno a ripetere, riguarda una platea ampia di soggetti obbligati, non è stato scritto soltanto per gli agenti immobiliari. Voi avete questa particolarità di essere tra le poche categorie, o forse l'unica, che ha due clienti. Tutte le altre categorie, anche di professionisti, di regola hanno un cliente, e quindi probabilmente è sfuggita al legislatore la circostanza, l'ipotesi, non è stata disciplinata. Fatto sta che nell'articolo 26, dove sono indicati i soggetti che possono adempiere e eseguire l'obbligo di adeguata verifica della clientela per conto di un terzo, non sono compresi i colleghi agenti immobiliari. Allora, ripeto, questo articolo 42 che introduce questo obbligo di astensione, che può apparire marginale, in effetti non ha la stessa rilevanza dei precedenti tre obblighi che abbiamo verificato: l'adeguata verifica della clientela, la segnalazione e la conservazione, che sono gli obblighi principali, però potrebbe avere una sua rilevanza, una sua incidenza con riferimento all'attività specifica. Quindi la nostra preghiera è al Ministero: affrontiamo anche questo aspetto, vediamo di dargli una soluzione, perché diversamente la situazione non è facilmente risolvibile da un punto di vista pratico. Fatta questa parentesi, passo al sistema sanzionatorio, dove vi dico, condivido tutto quanto ha detto prima l'onorevole Ferri: c'è stata un'ottima razionalizzazione, c'è stata una graduazione delle sanzioni e una semplificazione anche delle stesse. È stato mantenuto il doppio binario, sanzioni di natura penale e sanzioni di natura amministrativa, però sono, a mio modesto giudizio, state evidentemente razionalizzate, perché quando si parla di sanzioni di natura penale, che contemplano l'arresto dai 6 mesi ai 3 anni, si prevede una condotta attiva da parte del soggetto obbligato nel falsificare i dati o nel conservare dati falsi, quindi non è una svista, non è una colpa, è proprio una coscienza e volontà di fare qualcosa che lui sa per primo di non essere consentito. Quindi benissimo, è chiaro che ci debba essere anche una conseguenza drastica e grave come può essere quella di natura penale. Per quanto riguarda invece le sanzioni di natura amministrativa, sono state qui, anche qui, razionalizzate, è stato introdotto un principio di gradualismo, bisogna tenere conto di una serie di fattori che possono incidere sulla valutazione,
ve la faccio breve perché sono pure nozioni, ci fosse una violazione dell'obbligo di adeguata verifica della clientela piuttosto che di conservazione, c'è una sanzione amministrativa di 2.000 euro, che non è poco, ma non sono le somme che si sentivano ed erano previste prima. Laddove però questa violazione fosse grave o ripetuta, si apre una forbice da 2.500 a 50.000 euro. Per la violazione invece dell'obbligo di segnalazione, che è tra virgolette la ratio e lo scopo principale di questa disciplina, quella di invitarci tutti a collaborare affinché si possano segnalare queste operazioni sospette, la violazione di questo obbligo comporta una sanzione di 3.000 euro che anche qui passa da 30.000 a 300.000 laddove la violazione fosse grave o ripetuta e può addirittura arrivare fino a 1.000.000 di euro dove da questa violazione si è tratto un vantaggio economico. Quindi anche lì c'è stata in qualche modo una condotta denotata da una volontà di violare l'obbligo per trarne un vantaggio economico. Tra le altre sanzioni che segnalo ce ne sono una pluralità, è quella della violazione dell'obbligo di interrompere l'operazione quando arriva l'invito da parte dell'autorità, in questo caso l'UIF, che a fronte della segnalazione invita a non proseguire più in quell'operazione. In questo caso la violazione di quell'invito, che poi in realtà non è un invito ma è un obbligo, comporta una sanzione da 5.000 a 50.000 euro. Per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio sarò sinteticissimo, visto che il tempo poi stringe. Di regola nei vostri confronti l'ispezione viene condotta dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza, venisse e facesse un'ispezione da voi, se da quell'ispezione dovesse rilevare degli illeciti, predispone un verbale dove annota, elenca questi illeciti e propone una sanzione. Questa sanzione viene comunicata, notificata a voi e comunicata al MEF, il quale poi è l'ente che è deputato a comminare materialmente la sanzione, cioè a emettere il decreto di pagamento. Entro 30 giorni da quando vi è stata notificata l'infrazione potete effettuare delle osservazioni al MEF sul contenuto del verbale ispettivo e potete anche chiedere di pagare in misura ridotta fino a un terzo dell'importo contestato. Diversamente il MEF emette il decreto di pagamento, quel decreto di pagamento è immediatamente esecutivo e può essere opposto davanti al giudice, al tribunale ordinario, tribunale di Roma, competente in via esclusiva. Qui mi limito perché è piuttosto complicato, permettimi soltanto di citare un ultimo articolo che l'ha già anticipato l'onorevole Ferri, ma che secondo me è anche lui degno di nota perché è un po' la sintesi di tutto questo atteggiamento razionalizzante e più mite, come diceva l'onorevole prima, che connota questa ultima stesura di questa disciplina. È l'articolo 69 che parla espressamente della successione delle leggi nel tempo e che dice che nessuno può essere punito per un fatto che attualmente non costituisce più illecito. Il richiamo va immediatamente al famoso registro della clientela o archivio unico, che oggi non è più contemplato, come diceva l'avvocatessa Vitale, come obbligatorio, anche se è caldamente suggerito di conservare in una maniera adeguata tutti i documenti, ma non è più obbligatorio, quindi eventuali infrazioni commesse nella redazione o compilazione di quel registro, non essendo oggi più contemplato come illecito alla mancata tenuta di quel registro, non dovrebbero essere più sanzionate. E con questa notizia chiudo. Grazie. Grazie, grazie avvocato per la precisione.